Noi ora ci colleghiamo con il Centro Congressi Cavour di Roma, dove è in corso l'Assemblea Nazionale del PDC, del Partito dei Comunisti Italiani. Lo vedete già il segretario Olivero Di Liberto. Buongiorno, Buongiorno a grazie per tutti, essere con noi. buongiorno. Naturalmente, Grazie a prima di voi. parlare della vostra Assemblea Nazionale, un ricordo anche da parte sua per la scomparsa di Oscar Luigi Scalfaro. Ma io ho collaborato con Scalfaro, Scalfaro Presidente della Repubblica, io Ministro della Giustizia, ne ho un ricordo molto netto e anche, devo dire, un bel ricordo, perché ci trovavamo dalla stessa parte della barricata. Mi verrebbe da dire entrambi, per usare parole di un magistrato impegnato, recenti, entrambi partigiani della Costituzione. Partigiani della Costituzione, naturalmente quello uno dei ricordi che oggi molti dei politici, degli amici di Oscar Luigi Scalfaro hanno voluto sottolineare. Senta, veniamo ora alla vostra Assemblea Nazionale del Partito dei Comunisti Italiani, centrata soprattutto sull'operato del nuovo governo, il governo tecnico guidato da Mario Monti. Insomma, non sono mancate le critiche oggi a quanto ha fatto fino ad ora il governo Monti. No, guardi, noi non abbiamo avuto un atteggiamento pregiudiziale. Quando è arrivato Monti, intanto si era alla fine del governo Berlusconi, quindi comunque abbiamo salutato la cosa con sollievo, ovviamente, come la stragrande maggioranza della popolazione di centrosinistra. Abbiamo atteso le misure per dare un giudizio e francamente queste misure sono ingiuste e contemporaneamente sono inefficaci. Vorrei ricordare che oggi noi siamo in recessione. E cioè il prodotto interno lordo cala invece di salire e tutte le previsioni per il 2012 dicono che continuerà a scendere e quindi se cala il prodotto interno lordo, per quanto si voglia far calare anche il debito pubblico, il rapporto resta lo stesso e quindi saremo costretti anno dopo anno a rifare manovre e purtroppo queste manovre le pagano sempre i soliti, i più deboli. Senta, voi adesso siete fuori dal Parlamento, comunque tra un anno si vota, ma in questo momento lei al Presidente del Consiglio Mario Monti che cosa consiglierebbe? Perché comunque questo governo andrà avanti per un altro anno, ricordiamo che è appoggiato da tre importanti forze politiche, il Partito Democratico, il PDL, ma anche il Terzo Polo. Ma intanto questa è una maggioranza abbastanza anomala, perché il fatto che PDL e PD votino insieme, sinceramente, mi turba un po', ecco, mettiamola così. Tuttavia, la mia impressione è che bisognerebbe chiedere agli italiani da chi vogliono essere governati. È caduto Berlusconi, è caduto, diciamo, con una manovra di palazzo, non è caduto perché la piazza lo ha fatto cadere, non è caduto da sinistra. Tuttavia, è un fatto positivo. Secondo me bisognava chiedere subito agli italiani e alle italiane da chi volevano e vogliono essere governati, perché questo governo può fare qualunque cosa e non risponde a nessuno, perché è un governo appunto sedicente tecnico. Ecco, sinceramente io credo che il centro-sinistra dovrebbe riunirsi e andare insieme alle elezioni e fare delle misure di rigore ma anche di grande equità. Ad esempio una legge, una nuova imposta patrimoniale per far pagare ai ricchi le tasse e risanare le casse dello Stato, non con la tassa sulla prima casa di abitazione, che è una roba devastante, non con l'aumento dell'IVA che colpisce tutti i consumi, ma facendo pagare i ricchi. Basta andare a vedere il programma dei socialisti in Francia, socialisti, non comunisti, non ci vuole tanto. Senta, centro-sinistra dovrebbe riunirsi stile vasto insieme a voi? Ma sicuramente noi vorremmo rifare il centro-sinistra esattamente come era, con ovviamente un programma condiviso per evitare di ritrovarci con gli errori che abbiamo compiuto, ad iniziare da noi e facciamo autocritica pubblica durante gli anni passati. Mettiamoci insieme perché se la legge elettorale non cambia, dobbiamo fare massa critica, dobbiamo avere la maggioranza degli italiani, perché sennò il rischio è che dopo un anno e mezzo di manovre economiche pesanti e antipopolari rivince Berlusconi. Senta, ultima domanda, come allora il suo partito si sta preparando a questa futura fase? Sarà forse vicina o sarà tra un anno? Come vi preparate? Ma noi ci prepariamo con una politica unitaria. Abbiamo rimesso insieme, con fatica, ma finalmente, in una federazione della sinistra, noi Rifondazione Comunista con altre forze minori. Vorremmo rifare
un'alleanza innanzitutto con Vendola e Di Pietro, ma poi allargarla e farla anche con il Partito Democratico, che resta il partito progressista più grande. Noi ci stiamo. Riuscirete a convincere il segretario del PD Pierluigi Bersani? Ma io ho l'impressione che lui sia più convinto di quanto si pensi. Ha molte perplessità, anzi ha molte divisioni al suo interno, molte resistenze a fare un'alleanza di centro-sinistra. C'è chi dentro al PD vorrebbe trasformare quel partito in un partito di centro, in un partito conservatore. Spero che non prevalgano. Allora io ringrazio Oliviero Di Liberto, il segretario del Partito dei Comunisti Italiani, collegato con noi in diretta dal Centro Congressi Cavour per la vostra Assemblea Nazionale. Grazie e buona giornata. Altrettanto, buon lavoro. Grazie.